Noi allora rientriamo in studio, naturalmente sempre a linea aperta con Keres, e andiamo a vedere che cosa ci propone ancora la Moviola. Abbiamo già detto dell'uscita di Villeneuve terzo, poi rimonta secondo, del calo di Schumacher, e andiamo, credo, al momento decisivo della stagione, diciamo. Ecco. Qui si vede molto meglio, si vede molto meglio la manovra da fuori che dall'abitacolo di Schumacher, perché qui vedi esattamente, a un certo punto, improvvisamente curva, e la traiettoria è verso Villeneuve, non verso la corda della curva, guarda, è direttamente centrata verso Villeneuve, non si può girare in quel modo, perché se non ci fosse stato Villeneuve comunque si sarebbe ritrovato dentro le gomme. I pneumatici fuori. Sì, esatto. Torniamo indietro mentre vediamo le ruote di Schumacher girare a vuoto, quasi un simbolo della stagione che si chiude, e andiamo per ordine con Giorgio Faletti. Se torniamo indietro con la Moviola, appena è possibile. Io vorrei spezzare una piccolissima lancia a favore di Schumacher, però vorrei dire soltanto che è molto difficile la Ferrari più che la lancia. Tenere sotto controllo tanta competitività, perché quando ti vedi che il titolo ti sta sfuggendo, dici, alla disperata io faccio l'ultimo. Capisci ma non giustifichi. Tiro l'ultima possibilità. Capisci ma non giustifichi. Giorgio Faletti. Io ho l'impressione, guardando le traiettorie, che Schumacher si sia distratto un attimo a controllare qualcosa e che si sia trovato il Villeneuve della situazione di fianco, e che a quel punto lì effettivamente abbia detto muoia Sansone con tutti i figli suoi, insomma. E, però onestamente dico la verità, se da una parte un quoziente di umanità e di conseguenza di perdita di testa può essere accreditato a Schumacher, non è un comportamento onestamente molto sportivo. Se c'è, con buona pace no, dei tifosi Ferrari. Non ho detto che fosse un comportamento. Io non esagero, sportivo. Non lo è per niente, e devo dire che se mi ascoltano i tifosi di Maranello, dice noi della Ferrari un titolo lo vogliamo vincere, ma onestamente non così. Ma comunque lui ha perso comunque. Scusa, perché era all'esterno. Andiamo avanti. E non c'era possibilità. Vai. Io quando correvo mi divertivo sempre tantissimo a sentire questi dibattiti, siccome uno ha fatto quello adesso, che non ha fatto. Adesso mi divertiva da morire. Adesso mi trovo nella posizione di dover criticare qualcuno che è uno dei migliori piloti del mondo. Comunque, la mia opinione, umile pilota, è che hai ragione tu, che si è distratto un istante quando stava entrando in curva. Infatti il suo primo riflesso è quello di levarsi da una parte, poi mentre si levava, cosa che fai, che poteva fare un'altra traiettoria e poi magari attaccare Villeneuve dopo, ci ha ripensato. E in quell'istante quel suo primo istinto era quello di adesso sto per perdere il campionato mondiale. Del mondo. E il suo istinto era quello di dire vediamo di cercare di creare il problema per Villeneuve. Comunque lui non è che l'ho attaccato fin dall'inizio. Questa è da un'altra angolazione, dalla camera che se vedete l'angolazione da qui, Villeneuve aveva rischiato moltissimo perché stava andando per terra. Se vogliamo fare una considerazione pratica, la cosa peggiore di una vigliacata è che non ti riesca. Se vogliamo proprio andare a stringere. Cioè, quando uno è come fare il cavallo di legno, il cavallo di Troia, capite? Vedi, il cavallo di legno, farlo di plexiglass, che tutti vedono cosa c'è dentro. Cioè, ti scopro, guarda chi c'è dentro, e fai anche la figura dello scemo. Io sono d'accordo con Giovanna. Cioè che tutto sommato, insomma, lui ha scelto una traiettoria che era impossibile da reggere. Cioè, se avesse fatto la curva realmente con quell'impostazione, usciva di casa. Basta che frenava, ma lì vanno molto piano, aveva tutto questo spazio. La frenata era già in accelerazione. Però c'è un aspetto positivo. Assolutamente c'è un aspetto positivo, e lo ha dimostrato proprio l'applauso del tifoso Ferrari. La Ferrari esce da questo campionato perfettamente a posto. Siccome con la Moviola abbiamo praticamente chiuso, abbiamo ancora delle cose da proporvi, naturalmente i collegamenti sono sempre pronti. Io direi di proiettarci, sia pure molto rapidamente, sul Mondiale 98, ormai citatissimo. Comincerà l'8 di marzo il Gran Premio d'Australia a Melbourne, si concluderà dopo 16 gare alla fine del mese di ottobre, addirittura la prima domenica di novembre, se non ricordo male. Ferrari, cominciamo da Mario. Ferrari competitiva quest'anno, sicuramente competitiva l'anno prossimo, poi il mondiale si Ma io ritengo di sì, anche se le modifiche che si devono fare tecnicamente alla macchina, modifiche regolamentari, non parliamo di quelle, se no affrontiamo non diciamo quali sono, ma sono molto ne ha parlato anche Palazzoli prima. Sono molto consistenti, quindi bisognerà vedere, insomma, si ricomincia con macchine molto nuove. La speranza è che l'efficienza dimostrata dalla squadra in quest'ultimo campionato consenta di partire subito con una macchina vincente. Eddie? Sì,
da 20 anni da questa parte cercano sempre di rendere le macchine un pochettino più lente, ma il guaio è che la gente che fa le regole non hanno né l'esperienza né l'intelligenza di quelli che cercano di rompere le regole. Per cui gli ingegneri faranno magari diciamo la prima gara. Diciamo guardia genericamente, però siamo sempre alla guardia fai una regola e trovi il sistema per uscirne. Ma queste macchine qui dovevano essere molto più lente di quelle dell'anno scorso. Il problema è che fanno dei regolamenti talmente... All'inizio era terribile, tutti quanti le mani nei capelli, non possiamo correre, impossibile. Io mi ricordo quando correvamo con i turbo, abbiamo levato i turbo che c'erano 900 cavalli, 1000 cavalli. Tutti, anche i piloti dicevamo ormai la Formula 1 è finita, problema non potremo mai fare più niente. Regolamenti... Invece ti trovi man mano che vai avanti che gli ingegneri trovano della sospensione che funziona meglio, le gomme ogni anno sono migliori. Per cui il problema dei sorpassi non cambierà mai. Giovanna. Sto dicendo che fanno dei regolamenti forse ancora troppo più flessibili dei materiali che si usano. Perché Giorgio? Li fanno poi ogni volta dicono sì. Possiamo andare ancora oltre e tutti se ne approfittano. L'anno prossimo si parte da zero per tutti, per cui quello che è stato fatto quest'anno è azzerato e con quello che può significare nel bene o nel male, ogni squadra parte con una Formula 1 che non conosce. Concettualmente io sono legato alla Ferrari perché Williams, McLaren o quello che è fanno parte di qualcosa di terreno. Sono dei piloti che corrono, degli uomini che progettano, dei titoli che vanno e vengono. Noi abbiamo dimostrato nel tempo che alla Ferrari i piloti, gli ingegneri, i direttori passano, restano, vanno, ma quella che resta in assoluto è la Ferrari. La Ferrari e resta nella Formula 1 comunque.